Queste due attività che dicevo prima, ricerche e sorveglianza, sono importanti perché vengono fatte risalire a quello che secondo me è la funzione, le due facce della medaglia che sono della stessa medaglia che è il brevetto per invenzione industriale. Sono sì uno strumento per la tutela e valorizzazione del patrimonio tecnologico aziendale, ovvero sia la possibilità di utilizzarlo a livello legale, quindi per fare causa a presunti contraffattori o contraffattori. L'attività di licensing, cioè quella di dare in licenza il brevetto dicendo a un terzo me lo sviluppi tu, me lo realizzi, me lo vendi tu, la proprietà rimane comunque ancora la mia, tu mi dai delle royalties, oppure te lo vendo, te lo cedo completamente, così come io ho un appartamento, lo vendo, tu mi dai, lo vendo a te, tu mi dai il corrispettivo, il appartamento diventa tuo. Oppure anche quello che io considero un'attività che non è da disdegnare, quella che io chiamo il commercial using, cioè il fatto stesso che a livello di marketing, questa è una cosa che gli esperti di marketing e di vendite lo utilizzano poco, è una, diciamo, una pressione sul cliente a livello così, come posso dire, una pressione psicologica. Se io sono l'esperto, sono il commerciale che va da un cliente e dice io ti propongo questa, io vendo questa, ti propongo questa e te la vendo a 100, il mio costo è 100. Il cliente dice sì, però è arrivato un altro che me la vende a 80, per cui, cosa che ovviamente i clienti giocano molto su questa cosa. Se io però dico guarda che però la proprietà industriale di questa cosa qui, noi su cui abbiamo dei brevetti, quindi tu vai pure da lui che ti fa pagare meno, però attenzione che lui è in violazione del nostro brevetto, quindi fai come vuoi, tu agisci come vuoi, però se vai da lui ti costa meno, ma poi io rischi che un giorno non solo io vado dal concorrente che lo produce e gli sequestro le macchine, ma vengo anche da te, perché io col brevetto posso colpire anche il cliente. Tant'è vero che molti clienti, nel momento in cui firmano un contratto di acquisto per un qualcosa, chiedono al produttore di firmare un contratto dove dicono tu produttore mi certifichi che è tua la proprietà intellettuale. Dovesse succedere che dici il falso e mi capita qualche cosa, qualche controversia, le spese sono a carico tuo e ti chiedo anche i danni, perché se mi fermi la produzione di un macchinario complesso che è ferma per tantissimo tempo, mi crei un danno incredibile. Naturalmente questa è la prima faccia, la faccia più nota dello strumento brevettuale, ma per come avete visto anche dai relatori precedenti, in realtà il brevetto ha un significato che si tende sempre a nascondere, che è una fonte di informazioni tecnico-scientifiche, molto importante, secondo me quasi determinante, direi determinante, per due motivi che io individuo in questo. La pubblicazione che avviene, una pubblicazione assolutamente sicura e certa, che come ben sapete 18 mesi dopo la data di deposito, dal primo deposito. Il brevetto necessariamente viene pubblicato dopo 18 mesi, quindi non è che si possa ritardare la pubblicazione, si può rinunciare alla pubblicazione se uno rinuncia entro certi tempi previsti al brevetto, ma io non posso dire voglio il brevetto ma non lo voglio pubblicato, non si può. Quindi dopo 18 mesi viene pubblicato e questo è fondamentale, perché io salvo questo buco di 18 mesi, questo periodo di segretezza che vale per tutti gli inventori in tutto il mondo, io sono in grado di ricavare delle informazioni molto importanti dal punto di vista tecnico. Faccio sempre l'esempio, se io vado a vedere e dico bene, la BMW, salvo il periodo di 18 mesi,
quanti brevetti hai depositato? Supponiamo 10, per fare un numero pari. Nel, diciamo da 18 mesi fa indietro, nell'anno 2005, ha depositato 10 brevetti. Se su questi 10 brevetti scopro che, tanto per dire, 9, 8, un numero molto rilevante, riguardano sistemi, che ne so, per l'ABS o l'airbag, posso immaginare che ricavo queste informazioni con la BMW sta puntando molto sulla sicurezza del conducente. Posso ricavare tante informazioni, che direzione tecnica sta prendendo, se si sta aprendo un certo tipo di mercato, magari sta sviluppando un certo tipo di motore, che ne so, a idrogeno, sta puntando di qualcosa, ricavo tante informazioni. E poi per la struttura in sé del brevetto, che è costruito con quello che viene chiamato problem solution approach, cioè l'approccio per cui c'è il problema, viene identificato il problema e viene data la soluzione. Questo secondo me è bellissimo dal punto di vista di chi fa anche ricerca scientifica, tecnica, perché nel brevetto, anche se a volte sono dei problemi creati ad arte da gente, da consulenti come me, che dove non c'è il problema se lo crea, però comunque sempre problemi di una certa rilevanza, io posso fare una ricerca e dire, supponiamo che io sia un progettista all'interno di un'azienda e mi si dice guarda, tu hai l'incarico di risolvere un certo tipo di problema, questa macchina, questa nostra penna, non esce la punta, non si riesce così, devi trovare una soluzione nuova. Mi danno questo incarico, io ovviamente sono un tecnico del settore, conosco la mia cosa, però non so che cosa c'è sul mercato, cioè lo so, ma non so che cosa è stato fatto in tutto il mondo. Vado alla ricerca sulle banche dati e ricerco il problema della penna che non si apre. A quel punto trovo tutti i brevetti, perché sono ricercabili full text, e riesco a trovare e anche a vedere quali sono le soluzioni che sono state inventate nel corso degli anni all'interno. Quindi ho l'esatta corrispondenza fra problema che viene identificato e soluzione.